vorrei dire due cose. Vorrei rispondere a Esther Fornaro quando Prego. Parla di equità. Vorrei ricordare che lei ha deciso di mandare le persone in pensione a 67 anni. Vorrei ricordare che un quarto dei morti sul lavoro del 2019 erano ultrasessantenni. Se per lei questo si tratta di equità, io dico che se si parla di pensione, la prima cosa è abrogare la legge Fornero. Poi, se vogliamo dire un'altra cosa, scusate, però io sono anche un po' stanca che sempre si debba mettere sul piatto lo scontro intergenerazionale. Cioè, le politiche degli ultimi anni di fatto cosa hanno fatto? Stanno rovinando la vecchiaia ai miei genitori, stanno rubando il futuro a me e ai miei coetanei. Quindi, scusate, ma il problema, parliamo effettivamente non tanto di natalità, ma vogliamo parlare di politiche attive sul lavoro per frenare la precarietà e l'occupazione? Fornero, poi torniamo a Cottarelli. Il sistema previdenziale è legato al sistema del mondo del lavoro. Ora arriviamo a Cottarelli, no? Sentiamo la risposta della Fornero diretta e poi... Che lei non l'abbia capito, però quella riforma delle pensioni era esattamente una riduzione del debito messo sulle sue spalle e su quelle dei coetanei. Carlo Cottarelli prima le ha risposto, le ha detto: se lei risponde per slogan non facciamo un passo avanti, e quello che lei ha appena detto è una sequenza di slogan che non hanno contenuto. Se vuole discutiamo seriamente di riforma delle pensioni, di come si finanziano le pensioni, di chi prende più di quanto ha, che in qualche caso è un privilegio, in altro si tratta di assistenza. Non ci sono pasti gratuiti, non ci sono Marta pensioni Colotte, gratuite. Poi Aldo Cazzullo su questo emblematico scontro. Prego. In altri è un privilegio. Sentiamo Colotte Cazzullo. No, no, non è emblematico, perché io parlo molto con i giovani, con giovani che forse non hanno gli stessi pregiudizi. No, è emblematico in quanto non c'è un pasto gratis, è un tema che poi è... quello su cui si discute continuamente. Collotto e poi Cazzullo. Infatti parliamo di pensioni, bisognerebbe aumentare la pensione minima, perché oggi quella minima non garantisce un livello di vita dignitoso. Bisognerebbe mettere un tetto alle pensioni, pensiamo a 5.000 euro come massimo di pensioni, perché non è possibile appunto che qualcuno possa avere un privilegio di avere una pensione così alta. Però parliamo anche del fatto che si continua a mettere in contrapposizione la questione dei giovani e degli anziani, sapendo benissimo invece che il mondo della previdenza... Aspetti, professoressa, perché Aldo Cazzullo mi sembra la chiave di lettura. È legato al mondo del lavoro.